Buonasera, grazie a Torino Oggi per l'invito in questa sede. Noi siamo l'azienda agricola Chialva e in questa sede ho il piacere di parlare della nostra attività. Facciamo questo mestiere da 5 generazioni, siamo i più antichi del nostro settore, la nostra famiglia coltiva dalla fine dell'Ottocento e distilliamo dagli anni 20. Nel 2012 abbiamo fatto una linea di prodotti per il pubblico a marchio nostro Chialva Menta per ricordare il centenario della nascita di mio nonno, che aveva meccanizzato il nostro settore in ambito colturale e in ambito della distillazione, inerente alla distillazione. Con questa linea abbiamo voluto restituire la stessa eccellenza della nostra materia prima, che è la menta piperita di Pancaglieri, in una linea dedicata al pubblico. L'abbiamo fatto con l'esperienza di mio padre, basandoci sulla sua esperienza. Lui era il direttore di una grande industria multinazionale del settore liquoristico, quindi sulla base della sua esperienza ha fatto queste ricette che sono uniche sul mercato, che abbiamo il piacere qui di portare a Carmagnola, visto che comunque abbiamo il piacere di partecipare in ambiti nazionali ed internazionali, quindi per noi l'ambito di Carmagnola è un ambito assolutamente irrinunciabile perché rappresenta il nostro territorio e quindi è qui che abbiamo le nostre radici e non possiamo non partecipare a questo e ad altri eventi legati al territorio che sono proprio volti alla promozione del territorio per i suoi gusti, i suoi sapori e la sua cultura. Noi siamo inseriti all'interno di Peperò con uno stand espositivo all'interno della chiesa di San Filippo nell'ambito delle eccellenze produttive del paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino e essendo maestri del gusto parteciperemo poi ad altri eventi dal punto di vista sempre food and beverage all'interno del Salone Internazionale del Gusto di settembre. Ovviamente è irrinunciabile in questi ambiti non solo l'aspetto legato al gusto, quindi al sapore, alla tradizione del nostro paese, ma anche all'ambito culturale. Noi abbiamo il piacere di partecipare all'itinerario delle dimore storiche del Pinerolese e esponiamo in quest'ambito di Carmagnola all'interno della chiesa di San Rocco, dove parliamo di questo nostro itinerario che si articola tra le più belle dimore storiche del panorama pinerolese a cui partecipiamo con la nostra villa giacosa Valfredi Bonzo. È un ambito in cui abbiamo l'onore di far conoscere ai nostri visitatori il comparto che riguarda l'arte, l'architettura, ma anche i sapori del nostro territorio, quindi ci fa piacere poter incontrare i nostri ospiti per presentare le bellezze del nostro territorio e farle amare agli altri come le amiamo noi. Grazie per l'invito.